Sono Fabio del progetto Booking Chain. Molti mi chiedono come funziona questo progetto, che cos'è, purtroppo al momento non posso dare informazioni dettagliate perché si tratta di un'innovazione. E quindi ci sono delle idee da proteggere da eventuali furti di idee, e comunque, nonostante la decentralizzazione, nonostante l'open source e tutti questi discorsi, si tratta comunque di cercare di costruire un sistema sì digitale, criptato, basato sulle blockchain, però non per un mondo di robot, non per un mondo di persone che non hanno nessuna individualità, che non contano nulla, che sono tutti uguali, nel senso che pagano tutti zero. No? E quando si dice siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti, bisogna stare attenti a che cosa si intende, perché un conto è essere tutti ugualmente importanti e un conto è essere tutti un niente, no? Quindi, innanzitutto, desidero ricordare a tutti che siamo tutte delle persone, viviamo su questo pianeta, formiamo una società, siamo degli individui che formano una società. Individui diversi uno dall'altro, per questo siamo individui, ognuno ha delle proprie idee, dei progetti o anche niente, nessuna idea, nessun progetto, e quindi anche se siamo tutti importanti, non significa che tutte le idee sono ugualmente importanti, no? Dipende a chi servono, per che cosa servono, che cosa si fa con queste idee, che cosa costruiamo, che società mettiamo in piedi, che mondo vogliamo costruire, no? Perché poi è il nostro mondo, nel senso perché ci viviamo, no? Perché ci appartiene, e quindi formiamo insieme tutti comunque una società sia locale, regionale, nazionale, ma anche una società globale, diciamo, forme di vita che vivono su un pianeta, e quindi apparteniamo alla stessa specie, ok? Così, tutto ciò che facciamo come esseri umani, come persone, deve avere comunque una priorità. Non mi veniva la parola perché non ci sono la priorità. Ed è quella che se costruiamo qualcosa che ha a che fare con le altre persone e non soltanto con noi stessi, automaticamente dobbiamo mettere come priorità, al di sopra di tutto, l'importanza dell'essere umano, quindi anche dei singoli individui. Ora la blockchain è formidabile in tutti i suoi aspetti, però è un programma, un software, non è un essere umano. Quindi è uno strumento, che possiamo migliorare, costruire, peggiorare, possiamo distruggerlo, possiamo fare quello che vogliamo. La priorità non è la blockchain, la priorità è l'essere umano, la società a livello globale, perché si tratta di un'innovazione globale, no? Perché dico questo? Perché inizio con questo discorso? Perché c'è un pericolo dietro l'angolo, che è quello che le blockchain, l'intelligenza artificiale, la nanotecnologia, se lasciate agire in autonomia, in automazione, possono renderci schiavi,
anche se loro non ne sono consapevoli come tecnologie, ma il risultato è quello, si può diventare schiavi, così come per esempio, faccio un esempio banale, con i cellulari, gli smartphone, eccetera, no? È vero che la tecnologia per la telecomunicazione è al nostro servizio, però capita anche che si può diventare schiavi di questa tecnologia, ovvero che non si è più liberi di decidere e scegliere quando usarla e quando non usarla. Se si crea e si costruisce un sistema globale in cui una specifica tecnologia funziona solo in un certo modo, e che quindi non esiste più la libertà, ecco che anche l'open source, anche la decentralizzazione non ha più nessun valore, nessun senso, perché diventa una libertà, diciamo, imposta da un programma comunque. Perché è importante questo? Perché noi siamo agli albori di una nuova, di un nuovo sviluppo, progresso, come lo vogliamo chiamare, dipende dai punti di vista dell'umanità, del sistema sociale, del sistema politico, del sistema finanziario. Ciò che accadrà in futuro, tutto quello che accadrà in futuro, dipende esclusivamente da quello che stiamo facendo adesso e da quello che faranno poi gli altri dopo di noi. Ma gli altri faranno dopo di noi delle cose che dipendono comunque da quello che noi facciamo adesso. Quindi, quando si sceglie una certa linea, una certa idea piuttosto che un'altra, a mio avviso bisogna tenere sempre ben presente questa cosa, il lungo termine. Purtroppo pochi lo fanno. La maggior parte delle persone pensano al presente, all'immediato futuro, che cosa mi può portare questa tecnologia adesso, non me ne frega niente che cosa succede fra 50 anni se la uso adesso, no? Ma sappiamo bene, già per esempio, abbiamo l'esempio classico del cambiamento del clima, che c'è o non c'è, finto o vero, lasciamo perdere queste discussioni e dibattiti, a mio avviso, inutili. Comunque, un certo comportamento delle determinate scelte comportano poi, nel lungo termine, un futuro diverso da quello che magari ci si era immaginati. Immaginate se, per esempio, se fossimo già adesso su un pianeta di cui l'atmosfera magari è già stata distrutta da determinati comportamenti, e quindi se fossimo tutti con le bombolette d'ossigeno sulle spalle. Grazie a Dio non è ancora così, questo non significa che... Ma adesso non voglio aprire un dibattito niente a questo. Voglio solo spiegare che, a mio avviso, coloro che creano innovazione, coloro che fanno avanzare il progresso, le tecnologie, devono anche essere consapevoli delle grandi responsabilità che si assumono creando una certa cosa, una certa tecnologia. Le idee. Ora il discorso è importante che ogni singolo individuo possa avere un'idea per la testa, magari geniale, e che questa idea venga riconosciuta a questo individuo per essere appunto geniale, per essere stata pensata da questo individuo, perché la qualità, una delle qualità maggiori dell'essere umano è quello di pensare. Di pensare in un certo modo come pensano gli esseri umani, quindi di avere delle idee che servono a costruire e quindi creare delle cose. Ecco, e se uno ha un'idea geniale,
Va benissimo che la possano adoperare tutti, va benissimo che tutti se ne sentano parte, ma va malissimo se a quell'individuo che ha avuto quell'intuizione, quell'idea, non gli viene riconosciuto la sua genialità, no? La sua genialità di pensiero. Soprattutto se si tratta magari di una grande innovazione che può migliorare in modo radicale, globale, l'intero futuro dell'umanità. Capisco che quando ci sono delle persone che inventano qualche cosa, e sono poche, però sono quelle che da sempre, fin dagli albori dell'umanità, hanno fatto sì che l'umanità arrivasse a dove siamo arrivati oggi. Se non ci fossero state questa minoranza di persone, che non è che sono superiori o diverse dalle altre persone, sono solo delle persone che hanno scelto di pensare, di creare dei pensieri e di usare questa creazione di pensiero per costruire qualcosa di utile per l'umanità. Può essere un aereo, può essere un elicottero, può essere la ruota. Ok. Quindi queste persone che hanno avuto queste intuizioni, che hanno magari anche sofferto, combattuto per poterle concretizzare, realizzare, non sono santi, non sono dei, sono persone come tutte le altre, ma sono persone a cui si deve almeno il riconoscimento e l'apprezzamento per quello che hanno fatto. Quindi riconoscere a queste persone la genialità delle proprie idee, l'efficacia nell'averle realizzate, concretizzate, trasformate da pensiero in realtà, è la gratitudine per quelle innovazioni che sono state importanti. E lo saranno ancora in futuro, nell'arco di tutta l'esistenza dell'essere umano. Perché dico questo? Perché io sono convinto, e me ne sono convinto facendo il compositore, che la genialità non va soltanto riconosciuta, ma va anche protetta, nel senso, la società ha il dovere di creare una struttura sociale che protegga la genialità individuale, che dica ok, questa idea l'ha avuta questa persona e questa persona, a questa persona appartiene quell'idea. Ok? Che poi tutti la usano, che tutti se ne vogliano appropriare, non significa niente, ok? Nel senso, va benissimo così, ma la realtà è che comunque non sono stati tutti gli altri ad avere quell'idea, non sono stati tutti gli altri a realizzare quell'idea, ma solo quella persona è chi l'ha aiutato, ok? E questa cosa va riconosciuta. Nella musica, si chiama diritto d'autore, poi c'è quello il diritto, adesso non mi vengono tutti, comunque avete capito che cosa voglio dire, non mi voglio dilungare perché rischio di dilungarmi anche troppo. Allora, cosa significa questo? Significa che non è che noi dobbiamo pensare, avere un'idea geniale e poi buttarla ai quattro venti in modo che gli altri che non hanno avuto questa idea, che magari non hanno neanche il tempo e la voglia di pensare, di creare, di inventare, però magari hanno i soldi, hanno grossi capitali da investire, non sanno dove, non sanno come, e cercano queste idee, no? E quindi le cercano come i cercatori d'oro cercavano loro, ok? Perché è quello, devono investire i loro soldi, da qualche parte li devono investire. E dove li investono? Nelle buone idee, quindi vanno a cercare le buone idee.
quindi hanno sempre gli occhi aperti o pagano qualcuno che abbia gli occhi aperti e che sia alla ricerca di queste idee geniali su cui poter investire, perché quello è il loro mestiere. Ora però succede che loro non hanno niente, hanno i soldi per poter investire, ma non hanno l'idea, non hanno la genialità, non hanno la volontà di affrontare le difficoltà, i problemi per realizzare questi brevetti o anche qualsiasi pensiero che poi si trasforma in tecnologia o in qualsiasi altra cosa. Sfruttano le idee altrui, sfruttano la genialità altrui per investirci su, ok? È così, no, ok o non ok, è così. Almeno nei miei 53 anni quasi posso dire che con estrema certezza che funziona così. Si tratta di profitto, di egoismo, di la solita storia che c'è fin dagli albori, fin da quando è nato l'essere umano sul pianeta. Che il più forte comanda sui più deboli, i più forti nella nostra era sono quelli che hanno più capitali, più fondi e quindi possono permettersi di comprare, di plagiare, eccetera, no? Ma è sempre la stessa storia, non cambia niente. Nel senso, i più deboli, quelli che nella nostra epoca non hanno questi grossi capitali, questa disponibilità finanziaria, sono i più deboli, sono i deboli della società, ok? Ma la storia non cambia, cioè così come era ingiusto per un neandertaliano di 2 metri, che ne so, con due clave pesanti e muscoli tipo King Kong, approfittarsi del lavoro di altre persone più deboli, più esili, ed era un'ingiustizia allora, lo è ancora adesso, anche se la clava non è più di legno, ma è di carta, di cifre, di soldi in pratica, o in questo caso di valute digitali. Lo so, è una lunga prefazione per spiegare che non sempre le idee devono essere messe ai quattro venti e magari finire nelle mani sbagliate, però io penso che questa spiegazione sia necessaria, fondamentale, affinché si capisca bene la differenza che c'è tra il diritto di essere coloro che pensano, coloro che creano, coloro che costruiscono, e il diritto di essere invece tra coloro che sfruttano e che usano la clava o i grossi capitali per poter sfruttare il lavoro degli altri, no? Questo è bene capirlo. Prima di parlare di decentralizzazione, prima di parlare di open source, di libertà di pensiero e tutte queste cazzate, scusate la parola. Perché innanzitutto siamo persone, tutti, abbiamo dei diritti e doveri, e uno di questi diritti sacrosanti che ognuno deve avere è il riconoscimento da parte di tutti gli altri quando fa una cosa buona, una specie di applauso per il musicista, per il cantante, una busta paga per il lavoratore e cose così, no? Il riconoscimento, ma questo riconoscimento deve essere già a livello mentale, non è che il datore di lavoro deve pagare chi lavora perché c'è scritto nella legge. Il datore di lavoro deve pagare il lavoratore perché deve apprezzare il lavoro che fa il lavoratore, esserne felice, dire grazie che hai fatto questo lavoro, in cambio ti do dei soldi, ok? No, ti pago perché lo dice la legge, altrimenti se non sono obbligato non ti pago. Questo non è un comportamento né etico né
auspicabile che si instauri a livello globale. Purtroppo ci sono le persone così, ed è proprio per questo purtroppo che ci sono persone così che bisogna stare attenti a non divulgare delle idee importanti che possono cambiare delle cose importanti nella quotidianità di tutti. Perché è importante capire questa cosa? Perché bisogna capire, come dicevo prima, la grande responsabilità che si ha in questo. Pensate alla fisica nucleare, pensate alla bomba atomica, pensate a tante cose che sono state create, inventate dal genio umano nell'arco dell'intera esistenza finora. E sono delle grandi responsabilità. Chi ha inventato la bomba atomica, per esempio, proprio l'invenzione di usare l'atomo per farci una bomba, no? Quella è una persona che comunque ha dei diritti e doveri come tutti, e quindi deve avere il riconoscimento che l'idea è stata sua e non di qualcun altro, quindi si deve assumere questo diritto e ha il dovere di far sì che la sua idea non privi il resto dell'umanità dei propri diritti, in questo caso il diritto di vivere e non di saltare per aria con una bomba. La tecnologia di per sé non è mai un'arma, non è mai uno strumento. La tecnologia è un mezzo per costruire uno strumento o un'arma o qualsiasi altra cosa. Quindi tutto dipende da come la si utilizza. Ora tornassimo indietro, pensassimo per esempio alla fisica nucleare. E a tutti gli scienziati, gli studiosi che hanno concentrato la propria vita sull'atomo, sulla scissione e tutte queste cose, se non fossero state persone responsabili, il mondo sarebbe già stato completamente distrutto. Così, per chi ha le redini del potere sulle guerre, sulle rivoluzioni e su quelle cose, no? Perché poi da una cosa piccola, da una piccola idea, magari da un'idea pensata in un secondo, alla fine si viene a sviluppare una catastrofe di livello colossale, no? Quindi bisogna sempre agire con un senso grande di responsabilità, ma non si può avere un grande senso di responsabilità se non si ha la capacità di pensare a lungo termine, ovvero, ok, ho una bella idea, adesso costruisco questo, faccio questo, forte, funziona, ma che cosa succede fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni? Lo so che molti pensano che me ne frega a me, ma non è così, ok? Non è così perché tutti gli esseri umani fanno parte dell'umanità e anche se sono individui e credono di essere soltanto individui, non sono soltanto individui, ma sono anche l'umanità e quindi hanno dei diritti e doveri anche verso l'umanità e non soltanto verso gli altri individui. E questa cosa molti se la dimenticano spesso. Ok? Scusate il mio, ok, purtroppo l'ho imparato da giovane, certe abitudini si fanno fatica a togliersi. Un'altra volta. Vabbè, non ci penso. Vabbè. Allora, cosa voglio dire? Il progetto Booking Chain ha le potenzialità per essere promotore, diciamo così, di un grande cambiamento a livello globale. Magari anche no, dipende da come verrà e se verrà usato in futuro.
Ma se verrà usato in un futuro, e se verrà usato in un certo modo, ha una grossa potenzialità. Ed è per questo motivo, e per questo senso di responsabilità, che non mi sento libero di spiegare esattamente in che cosa consiste il progetto Booking Chain. A grandi linee sì, in modo che si capisca più o meno di che cosa si tratti, ci mancherebbe, ma nei dettagli no, perché spiegare questa idea nei dettagli comporterebbe come svelare la formula di una ricetta o che ne so io, avete capito cosa intendo? E questo, se finisce nelle mani sbagliate, anziché diventare un potenziale strumento positivo, può diventare un potenziale strumento distruttivo. Quindi bisogna prima crearlo, una volta che c'è, assicurarsi che non possa venire usato a scopi distruttivi. E questa cosa è possibile proprio soltanto grazie alla blockchain. Nel senso, se adesso qualcuno avesse inventato la bomba atomica, o diciamo sì, la reazione nucleare, non potrebbe impedirne l'uso malvagio, no? Distruttivo della cosa. Invece con la blockchain questo cambia, perché la blockchain è composta da algoritmi, da sistemi matematici che possono definire in modo chiaro e appunto definito come funziona quella cosa, e in un altro modo non funziona. Ecco, questo è il punto. Quindi verrà prima realizzato, una volta che è stato realizzato, verrà protetto dagli abusi e dalla possibilità di essere utilizzato diversamente da quello per cui è nato, e poi verrà reso pubblico. Un po' come, che cosa è successo col Bitcoin? Il Bitcoin non è nato per farci trading, non è nato per crearci dei mercati, degli asset bancari, eccetera. Il Bitcoin è nato per essere un sistema di scambio peer-to-peer, senza intermediari e senza la doppia spesa, ok? Quindi non c'entra niente con il trading, con i mercati. Il trading, i mercati sono nati dopo, sull'idea, praticamente hanno preso l'idea del Bitcoin e hanno detto questa è una buona idea e quindi ci speculiamo su. E da quella speculazione sono stati creati i mercati, il trading è una speculazione stessa sul Bitcoin. Ma non è che il Bitcoin è nato con lo scopo di creare i mercati e il trading, ok? Il trading viene dal sistema bancario, viene da tutto un altro sistema che non c'entra niente con il Bitcoin, con la criptovaluta. E così è per tutte le altre criptovalute, per tutti gli altri progetti. I progetti delle criptovalute non nascono per finire sugli exchange a specularci su quando acquisto, quando vendo, a quanto e così via. No, quella è speculazione. Ed è una conseguenza di un gruppo di persone che agiscono per speculare su quella cosa, quindi un gruppo di approfittatori che approfittano di un'idea nata per qualche altra cosa. Infatti, ogni criptovaluta nasce per un determinato motivo, con un determinato team, un determinato scopo, altrimenti non è una criptovaluta, quindi un determinato traguardo da raggiungere. Quindi per un motivo. E quel motivo non è mai, se vogliamo chiamarla criptovaluta, non è mai quella di far arrivare la criptovaluta sugli exchange per poter essere tradata, ok? Purtroppo in internet non si parla altro che di questo, nella mentalità generale delle persone ormai gliel'hanno ficcato nella zucca, che la buona criptovaluta sta su tutti i buoni exchange perché deve essere tradata, deve essere. No, no, no. Non è così. La vera criptovaluta non c'entra assolutamente niente con il trading. Non nasce per essere tradata, non nasce per essere venduta e acquistata. Quella è una conseguenza dei mercati e
esterni al progetto che non c'entrano niente, ok? E chi lo fa con altri scopi, chi lo fa in modo diverso, è uno speculatore, un approfittatore, uno scam, ok? È un truffatore. Perché truffa le persone, dice ok, io adesso creo questa criptovaluta per fare questo progetto, quindi chi crede in questa idea e sostiene questo progetto investe in questa criptovaluta in modo che la criptovaluta acquisisca un valore, ok? Che succede? Che non è quello il vero scopo per cui quel team ha creato quella criptovaluta, ma il vero scopo era quello di portarla sui mercati per potersela vendere e specularci su. Questo è truffa. Questo è truffare le persone, imbrogliare le persone. Se uno fa una criptovaluta perché vuole raggiungere un traguardo, un caso d'uso di quella moneta, quello deve fare e non il trader, ok? Il trader non c'entra niente con le criptovalute. Se uno ti chiede, ma tu capisci qualcosa di criptovalute? Sì, so dall'inizio sul Bitcoin che compro, vendo, conosco tutti gli exchange. No, tu stai facendo il trader, non c'entra niente con le criptovalute. Della criptovaluta fa parte il team di sviluppo, quindi che va dal marketing fino al prodotto finale, ai servizi finali, a tutto l'intero sviluppo. La comunità che usa questa criptovaluta, questa è la vera criptovaluta. I trader, le banche, le balene, i bot, tutta questa porcheria non c'entra niente con il mondo delle criptovalute. Il mondo delle criptovalute è qui e intorno a questo mondo delle criptovalute c'è gente che specula. Okay? E questa gente che specula intorno al mondo delle criptovalute non è il mondo delle criptovalute, non sono le criptovalute. Okay? Le criptovalute sono queste, ossia un progetto per realizzare qualcosa in cui una comunità si unisce, collabora per arrivare a sviluppare questo progetto attraverso i team e per poterlo utilizzare attraverso la comunità. Quindi non per portarlo sugli exchange per vendere, acquistare e comprare. Queste non sono le criptovalute, ok? Ok. Non so se sono riuscito a spiegare in modo abbastanza forte questa cosa, ok? Perché non va sottovalutata. Bisogna che le persone inizino a capire che la piega che sta prendendo il mercato delle criptovalute, del Bitcoin, eccetera, è sbagliata. La speculazione delle persone, degli speculatori intorno al mondo delle criptovalute, non fa altro che far crollare il valore delle criptovalute, perché alla fine il valore scenderà. Certo, ci sono gli alti e bassi, sale, scende, ma alla fine scenderà, per il semplice motivo che queste persone speculano sulle criptovalute per poter ricavare soldi, fiat, euro, dollari, eccetera. Che cosa significa? Significa che se il valore sta qui nelle criptovalute, però tu poi alla fine glielo succhi via per avere in mano i soldi, ok? Le criptovalute non ci sono più. Non c'è più il progetto, non c'è più il team, non c'è più lo sviluppo, non c'è più niente. È tutta una bolla. Questa era la bolla della falsità, la bolla delle bugie con se stessi e con gli altri. Qui il punto è: o usiamo le criptovalute per costruire delle cose migliori per tutta la società, quindi un miglioramento globale del sistema finanziario, economico, quindi un'alternativa, perché noi non vogliamo andare a sostituire quello che già c'è. È come se c'è un giradischi con un vinile, non è che il CD lo deve andare a sostituire, ok? Rimane il giradischi con il vinile e c'è anche il CD. Poi ognuno acquista quello che gli pare o usa quello che gli pare, ok? È lo sviluppo, è il progresso. E qui questo è il punto. O usiamo e stiamo nel mondo delle criptovalute per farlo crescere, per farlo diventare una cosa importante per noi, per i nostri figli, per l'umanità, per la società, eventualmente anche per poter realizzare importantissimi progetti globali per
per aiutare il clima, per aiutare il pianeta a stare meglio, a non morire, a non rovinarsi, e lì servono molti soldi, e i soldi sono limitati perché sono bloccati dal sistema Fiat, no? E sono controllati, e questo controllo li blocca perché gli dà un determinato valore, soltanto quello che viene deciso lì, e quindi tutti questi soldi che stanno in giro non possono valere di più di quello, ok? Chi lo decide quanto valgono? Lo decidono le banche, in sostanza, però non è che la banca nasce per decidere il valore. Dietro alle banche c'è qualcun altro che pensa e che crea le banche per poter decidere tutto il complesso sistema finanziario ed economico. Però questo limita il valore, questo limita la possibilità che, se io ho un foglio di carta, quel foglio di carta, che è la banconota, possa valere di più, ok? Perché altrimenti loro non possono farci sul trading, non ci possono speculare su, non possono costruire il loro monopolio. Con le criptovalute c'è il libero mercato, nel senso che ogni singolo individuo decide quanto deve valere. Cioè, io posso andare da un mio amico e gli dico: senti, vorrei un bitcoin, mi dai il bitcoin? Il mio amico mi dice: sì, te lo do, ma voglio in cambio una casa. Ok? Quindi quel bitcoin vale una casa. Un altro amico mi dice: no, io te lo do e voglio in cambio un'automobile. Quindi lo stesso bitcoin vale un'automobile. Queste sono le criptovalute, questa è la vera libertà. Lo so che nel sistema attuale è molto complicato, assurdo pensare a un futuro economico di questo tipo. In realtà non ci sarà un futuro economico di questo tipo. Ma bisogna innanzitutto capire che la possibilità, la diversità, diciamo, la grande qualità che hanno le criptovalute rispetto al sistema finanziario è quello della decentralizzazione. Quindi non appartengono a nessuno, e quindi nessuno ha il potere sul valore di queste criptovalute, a parte tutta la comunità che le usa. Invece nel sistema finanziario, fiat, non sono di qualcuno i soldi, ok? Appartengono a qualcuno. E sono centralizzati, c'è un potere.